vedete non sono da sola, in mia compagnia Luca. Buonasera Luca. Buonasera a te. Buonasera Liras. Ciao. Beh ragazzi, vedete? Manca una persona. Stan, non c'è ragazzi, spazio ai giovani. E beh, allora parliamo di questa serata, Luca. Parliamo di questa serata, siamo al Mama Ines, un locale molto molto bello. Questa sera un tema circense, per cui vedremo sputafuoco, vedremo giocolieri e chi più ne ha più ne metta. Ah, quindi bellissimo ragazzi, non vedo l'ora di partire con le immagini di questa nuova notte. Brava. Qui dal Mama Ines, in questo splendido salottino, non sono solo, in mia compagnia il direttore artistico Rossella. Ciao Rossella, come stai? Sto benissimo, buonasera a tutti. Mi accorgo che Rossella non c'ha voce, per cui questa sera abbiamo deciso di far intervenire un nostro caro amico Liras. Si vengo in aiuto spiegando un po' come funziona in maniera più specifica la serata del venerdì. Noi abbiamo un tema principale che riguarda questa sera il circo, e un tema secondario che riguarda invece la chirurgia estetica. Dici tu, qual è il nesso tra le due cose? Te lo spiego subito, caro. Grazie mille. Allora, siamo in una società dove tutti vogliono apparire belli e perfetti, e ricorrono magari alla chirurgia estetica. Qualche volta vengono sbagliati anche gli interventi, trasformando le persone a volte in veri mostri da circo. E noi vogliamo combattere contro questa cosa per fornire un'immagine di bellezza che sia naturale. Giustissimo, sono pienamente d'accordo con questo. Allora, io volevo concludere questa intervista salutando Rossella. Vi saluto tutti, ciao e scusate. Ma Liras, pensavo, vogliamo raccontare una nostra notte brava? Non è il caso, Luca. Forse meglio di no. A voi le immagini. Grazie a Ciro, siamo venuti tutta la compagnia dello spettacolo. Venite. Ci coccolano particolarmente perché Massimiliano Iovine lo conosco da. Ci conosciamo da una vita, quindi. È un caro ragazzo molto talentuoso, un virtuoso. È un grande ballerino. Un grande ballerino. Insomma, è un pezzo grosso della salsa. Io ho mosso i primi passi grazie a lui. Sono un grande ballerino io. Ah, davvero? Io sono un salsero top. Ciro, ma dato che Gennaro ci ha abbandonato, sì, perché non mi racconti una tua notte brava? Una notte brava? Ma poi vi seguono in tanti ragazzi, non posso raccontare i fatti miei a tutti. Vabbè, comunque ti rispondo molto così sportivamente, dicendo che le notti brave, quelle migliori, le più belle, sono quelle passate con gli amici veri. Allora, Ciro ce l'ha raccontata la sua notte brava, a questo punto è il tuo turno. Non scatti! No, allora, guardi, notti brave le ho vissute a Iosa, ma le vivo tuttora, sono sincero. Però cercate di viverla la vita, cioè la It Pur Benigni, cioè apprezzatela e non la bruciate per delle sciocchezze che in realtà poi non portano a nulla. Ciao gli amici di Notti Brave, vi amiamo! Siete grandi, un bacio, alla prossima! Lei è la number one. Massimiliano, ciao, come
stai? Benissimo, benissimo, perché è il terzo venerdì ed è un crescendo, quindi insomma bene, molto bene. Ebbene, ci stiamo divertendo tantissimo. Tu e Rossella siete gli ideatori di queste bellissime serate qui al Mama Ines House, rigorosamente House. Sì, infatti, sì, rigorosamente House. Palco, immagine, musica, come dico sempre, questo venerdì fanno da padroni. È un pubblico giovane, come tu sai, che comunque insomma la serata del venerdì è diversa dalle altre serate del Mama Ines, sia nel format e sia per fascia d'età. Quindi insomma è proprio un concetto di serata totalmente diverso dal sabato, che è latino, e dalla domenica, che tu ben sai, è aperti, con nuovo costante aperti. Tre serate completamente diverse, di format, di immagine, di musica, di staff, tre staff diversi, quindi insomma. Infatti questa sera ci divertiamo su un tema molto particolare, vabbè, serata circus, abbiamo giocolieri che ci ha animato la serata. Sì, infatti in questa serata circo abbiamo cercato di dare una bella immagine del circo, molto allegra, coinvolgente, cercando di offrire delle piccole pillole che comunque richiamano la vita da circo. Perché Circus Life? Perché abbiamo cercato proprio di far immergere le persone che venivano al locale dall'ingresso all'interno della serata in una vita da circo, e ci siamo riusciti, perché è veramente che ha colpito. Mama Ines è unico. Mama Ines the one, no? Come la pagina di Facebook. Niente, quindi ringrazio come sempre tutti, ringrazio te per queste belle parole che hai detto, ringrazio Rossella, la mia fidanzata, che insomma grazie a lei porto avanti questo venerdì, salutandovi e ricordandovi le tre serate del Mama Ines. Venerdì, House, music, palco, immagine, musica che va tra la gente. Sabato latino, ormai insomma il tempio della salsa. Grazie alla direzione artistica mia, di Nicola Gelsomino e di Marcello Boccato. E poi ultimo, ma non per importanza, anzi solo per ordine, un'altra perla, che è il Moco Stand Aperitif, che comunque insomma ormai anche quello lo conoscete benissimo. Un saluto da parte di Massimiliano Iovine e sempre grazie. Non sono solo, sono in compagnia delle drag queen che ci stanno dando, offrendo un grandissimo spettacolo. Innanzitutto io volevo farvi i complimenti, uno spettacolo eccezionale. Un'iniziativa del Mama Ines, perché ogni venerdì facciamo un colore diverso. Come vedi stasera siamo circus, perché la vita è piena di colori, come puoi vedere una tigre trasgressiva. È la mia sorella, che lei stasera investe da, diciamo così, domatrice di animali, e a noi ci piace. Una serata stupenda, grazie a tutti, grazie veramente di essere venuti qui. Venerdì sera Mama Ines.